Concludo. Signor Presidente, io voterò questa legge perché è meglio del nulla. E noi siamo coscienti del fatto che ci troviamo di fronte al nulla, ma, e lo ripeto, niente trionfalismi, perché questa legge non è una svolta storica, questa legge non è qualcosa di rivoluzionario, questa legge arriva già vecchia. Arriva una legge in Italia che è stata approvata in Francia nel 99, è una legge già vecchia, quindi io la voterò, ma niente trionfalismi, anzi, da parte mia, io chiedo scusa ai miei fratelli gay e alle mie sorelle lesbiche, ai miei amici gay e alle mie amiche lesbiche, perché non sono stata capace, parlo in mio nome, di difendere correttamente la loro dignità e la loro uguaglianza. Grazie. La ringrazio, onorevole Palmieri. Grazie Presidente, vede Presidente, noi in quest'Aula oggi e nei prossimi giorni, dove in realtà parleremo ben poco, non stiamo parlando di diritti civili. Noi qui oggi, anzi voi qui oggi, celebrate la forza degli adulti che con la forza del denaro possono comprare e produrre un figlio che realizzi un loro presunto diritto, appunto, a diventare genitori. Voi qui celebrate, e lo vedremo con la questione di fiducia, l'affermazione del diritto del più forte ai danni del più debole. E infine, appunto, con la questione di fiducia, voi celebrate l'arroganza di un governo che qui alla Camera ha una straordinaria forza parlamentare e che, non fidandosi dei propri parlamentari, utilizza la questione di fiducia, che in realtà è una mozione di sfiducia contro in primis i deputati e le deputate del Partito Democratico. Dicevo che non parliamo di diritti civili, così come non parliamo d'amore. Non parliamo d'amore semplicemente perché lo Stato non legifera sull'amore. L'amore è un fatto intimo e personale che attiene alla libertà degli individui, delle donne e degli uomini, e lo Stato legifera su ciò che ha un'utilità per la società e legifera a tutela dei più deboli. Per questo oggi noi non parliamo di amore e non parliamo dei diritti civili, perché la vera questione che sta qui dentro e che divide il Parlamento e ancora di più divide il Paese è il confronto tra chi vuole tutelare i diritti dei soggetti più deboli, che sono i bambini e le donne in questo caso, e chi invece con questa norma tutela i diritti dei più forti. Proprio come ha ricordato nel suo intervento qualche ora fa la mia collega amica Elena Centemero, non esiste appunto il diritto ad avere un figlio, non esiste semplicemente perché non può esistere il diritto a possedere un'altra persona, che in questo caso diventa addirittura il diritto a produrre un'altra persona. E allora vedete, noi di questo parliamo, noi parliamo del desiderio degli adulti di avere un figlio che prevale sul diritto del bambino ad avere una madre e un padre. Questa è semplicemente la questione della quale ci stiamo occupando. E che ogni bambino abbia il diritto ad avere una madre e un padre proviene da due evidenze che sono incontrovertibili, appunto perché sono evidenze. La prima evidenza è che ognuno di noi non si è fatto da solo. La seconda evidenza, che consegue la prima, è che ognuno di noi è stato generato da una madre e da un padre, da una donna e un uomo, dal che si deduce evidentemente, Presidente Baldelli, che è la natura a essere omofoba. Da queste due evidenze deriva il principio cardine, peraltro, il principio cardine dell'adozione. E il principio cardine dell'adozione è quello di dare una famiglia a ogni bambino e non viceversa. Proprio perché, come ho ricordato prima, non esiste il diritto al figlio, non esiste il diritto a possedere un'altra persona o a produrla. Voi invece con questa legge avete costruito un matrimonio sotto falso nome. L'unione civile tra persone omosessuali infatti si celebra come un matrimonio, gli stessi diritti e doveri del matrimonio, si scioglie come un matrimonio. Avete inserito pari pari, copia e incolla, 2 su 3 degli articoli del codice civile che ciascuno di noi, quando si è sposato in comune o in chiesa, poco importa, si è sentito leggere. Avete tolto unicamente il terzo, quello che riguardava la fedeltà. Questo sì, un gesto veramente discriminatorio verso le persone omosessuali, che peraltro però è in linea
con l'azione di demolizione del matrimonio che avete fatto con il divorzio breve, tutta una serie di norme che hanno minato alla radice un tentativo di fare del matrimonio un'avventura che sia per sempre. Non l'avete chiamato matrimonio perché anche avevate paura del fatto che in tutti i sondaggi la stragrande maggioranza degli italiani si dichiari contro il matrimonio omosessuale e contro le adozioni alle coppie gay. E così, per questi motivi, avete fabbricato questa norma che apre la strada a due conseguenze inevitabili. La prima, l'incentivazione al ricorso della pratica dell'utero in affitto praticata all'estero. La seconda, ricorsi in Italia e in Europa per la discriminazione, tra virgolette, esistente tra le coppie sposate eterosessuali e quelle omosessuali in tema di adozione, essendo che non c'è alcuna differenza tra il matrimonio delle coppie eterosessuali e quelle e il matrimonio delle persone omosessuali, non si capisce perché tale differenza dovrebbe riguardare anche l'adozione. Perché vedete, questo è il terzo punto fondamentale, perché la questione è che il matrimonio in sé presuppone i figli e in una coppia omosessuale i figli non possono essere generati ma solo prodotti, e ciò avviene comprando pezzi di corpo umano altrui, affittando per 9 mesi utero e corpo di una donna, producendo un figlio programmaticamente orfano di madre o di padre. A questo riguardo io voglio citare un pezzo dell'intervento della collega Stefania Prestigiacomo di mercoledì scorso, quando abbiamo discusso la mozione appunto contro l'utero in affitto. Dice Stefania: la pratica della maternità surrogata riguarda diritti umani e temi etici, in gioco c'è la vita e la dignità delle donne, secondo il principio universale della indisponibilità del corpo umano. L'acquisto, la vendita, l'affitto dello stesso dunque sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità. La mercificazione del bambino, la strumentazione del corpo della donna sono anch'essi contrari alla dignità umana e quindi inaccettabili, dice Prestigiacomo. La nostra contrarietà si basa tra l'altro su un dato scientifico. La donna non può essere considerata uno strumento di produzione perché semplicemente non è un vettore meccanico. Studi approfonditi dimostrano come ci sia un innegabile e sostanziale scambio cellulare tra la madre e il bambino. I tessuti si influenzano a vicenda. Durante la gravidanza non è infatti solo la madre a donare parte di sé al bambino che porta in grembo, ma accade anche il contrario. Continua Stefania Prestigiacomo: da un punto di vista biologico, infatti, ciò che accade durante i 9 mesi di gravidanza è un vero e proprio miracolo. Perché i due corpi, uno già adulto e uno in via di formazione, si scambiano vicendevolmente materiale cellulare. Ebbene, la pratica della maternità surrogata tende a spezzare fino a negare questo legame, progettando a freddo la nascita di un orfano. Fine della citazione. Io mi sarei aspettato dai colleghi di PD e dai colleghi di Sinistra Italiana una presa di posizione su questo. Io mi sarei aspettato che la sinistra, che dice sempre di essere dalla parte dei più deboli, stesse realmente su questo dalla parte dei più deboli. E invece no. Dico una cosa che ho già detto in commissione, lo dico per estrema chiarezza. Io non posso che augurare, lo auguro di tutto cuore, ogni bene alle coppie etero-omosessuali che decidono di affrontare insieme un legame stabile per il presente e per il futuro, così come auguro ogni bene a tutti i bambini che sono stati, purtroppo, io dico, prodotti nel modo che ho appena descritto, ma che sono qui, alcuni sono anche figli dei nostri colleghi. Non si può che augurare, per il rispetto della vita, di ogni vita umana, a loro di vivere una vita felice. Ma questo non toglie il problema. Il problema è evitare che accadano di nuovo questo tipo di produzione di esseri umani. Quello che noi preoccupa, appunto, come ho già detto più volte in commissione, è il modo con il quale saranno prodotti in futuro questi bambini, che è quello che ho descritto prima e che ho rinvigorito citando le parole della collega Prestigiacomo. Noi avevamo proposto in commissione un emendamento che puniva anche in Italia la pratica dell'utero in affitto, appunto, praticata all'estero. Voi avete votato contrario.
Era una modifica circoscritta, non modificava l'impianto politico e culturale della norma. Al Senato sarebbe passata nel giro di una settimana, essendo un'aggiunta al testo, non una rimessa in discussione del testo. Su questa norma avreste avuto una maggioranza ancora più ampia di quella che avete avuto qualche settimana, qualche mese fa, eppure avete scelto di votare contro questo emendamento che avrebbe con assoluta certezza detto da che parte stavate, cioè dalla parte dei più deboli, delle donne e dei bambini. Ultima questione, Presidente Baldelli, è la questione appunto più politica del voto di fiducia. Come ho già detto prima, voi qui alla Camera avete i numeri stratosferici, straordinari, che mettono al riparo da ogni tipo di preoccupazione, eppure appunto avete scelto di porre la questione di fiducia, che appunto in realtà è una mozione di sfiducia nei confronti delle parlamentari e dei parlamentari del Partito Democratico. Avete scelto di impedire all'Aula di dibattere e di votare. Avete scelto di occultare agli occhi dell'opinione pubblica quello che sta realmente avvenendo. Su questo punto, per la prima volta, come già altri colleghi hanno ricordato, un governo pone la fiducia, in questo caso purtroppo la ripone, la pone per la seconda volta, su provvedimenti che riguardano natura etica. Non era mai successo nel nostro Paese. Peraltro, il governo Renzi ha il record delle questioni di fiducia, avendo approvato il 31% dei propri provvedimenti attraverso questa modalità, ma è evidente che qui non siamo davanti a una fiducia come le altre e che questa fiducia, unitamente a tutte le motivazioni che ho cercato prima di illustrare, non può che portare Forza Italia a un voto contrario sia sulla fiducia, e questo sarà san dire, sia nel merito del provvedimento, e a utilizzare tutte le possibilità, le pochissime possibilità che avremo in queste ore che ci separano dal voto di fiducia per ribadire i nostri convincimenti. Grazie. La ringrazio, onorevole Palmieri. Onorevole Giuditta Pini, prego. Grazie, Presidente. Io ho pensato a lungo a come iniziare questo intervento. Avrei potuto iniziare citando il lungo percorso che ci ha portato fino a qua. Nel 1988 venne depositato il primo disegno di legge. Io non avevo ancora 4 anni. Pensa come sono invecchiata. Oppure i DICO, i PACS, i DIDORE che sono stati citati prima. Oppure anche semplicemente riproponendo tutto il percorso che ha avuto questa legge, le 72 sedute in commissione al Senato, il lungo tavolo con le associazioni che la relatrice Campana insieme al Partito Democratico ha portato avanti in questi anni, oppure il dibattito che molti di noi hanno visto in diretta al Senato. Potrei parlare del voltafaccia dei 5 Stelle, quando a 5 minuti dalla votazione, dopo una telefonata arrivata da Milano, hanno improvvisamente cambiato idea, ma su questo non credo che sia necessario parlare, perché credo che a giudicare i nostri comportamenti come parlamentari ci siano gli atti e in seguito ci sarà la storia che parlerà per le nostre azioni. Invece vorrei iniziare con una frase semplice che tutti conosciamo perché la leggiamo sempre o in TV all'ingresso dei tribunali, e che è: la legge è uguale per tutti. Ecco, questa frase è bellissima nella sua semplicità, però non è vera. E non mi riferisco alla sua applicazione, che viene garantita dalla giustizia e dalla magistratura, ma alla nostra funzione, cioè alla legge. Pensate, onorevoli colleghi, che nel nostro codice non esiste la parola omosessualità. Pensate che migliaia e migliaia di persone